Amici di Arcade Story, abbiamo tra le nostre mani un cabinato rarissimo, perché dovete pensare che all'epoca ne hanno costruiti solamente 500 esemplari, e ha un grandissimo pregio perché il videogioco è stato scritto e sviluppato per la prima volta nella storia dei videogiochi da una donna. Ma iniziamo dalla prima sezione, e cioè quella che riguarda gli inventori praticamente di questo gioco. Allora, si tratta di Doug McRae e Kevin Curran. Loro due hanno avuto l'idea da giovani di modificare i giochi dell'Atari, ad esempio il Missile Command. Vi ricordate il video di Miss Pac-Man e Missile Command, dove appunto loro due all'università si divertivano a modificare, a rendere più difficili i giochi? Hanno avuto una querela da parte di Atari, li ha portati a processo, gli ha chiesto 15 milioni di dollari, poi Atari ha detto meglio che patteggiamo, perché se per caso vincono loro, poi possono tutti quanti modificare i nostri giochi e noi andiamo in fallimento. Quindi hanno patteggiato, hanno detto non vi diamo più nessun tipo di multa, voi non modificate più i giochi senza che noi vi diamo l'autorizzazione. Potete accordarvi con le altre aziende, però per venire pari di quello che avete fatto ci create dei giochi per noi. E loro dettero il via alla creazione di Quantum e del famosissimo Food Fight. Food Fight, un altro capolavoro con dei colori magnifici, veramente un cabinato fatto a cono di gelato, è una cosa da vedere, proprio da vedere. Se lo trovo lo porterò di sicuro in Italia. Noi adesso però abbiamo Quantum, vettoriale a colori. Per fare questo videogioco Doug McRae e Kevin Curran ebbero bisogno di un programmatore, ma di quelli proprio tosti, che fossero in grado di scrivere un buon codice e soprattutto divertente. Misero un annuncio e al quale rispose una ragazza. Furono abbastanza estraniati da questa cosa, perché non era consueto avere programmatrici, sviluppatrici di giochi delle ragazze, e si tratta di Elizabeth Betty Ryan Tycho. Lei praticamente si mise subito al lavoro dopo essere stata assunta e creò questa magnificenza. Oltre a questa, poi lavorò anche insieme con la CCG e l'Atari ad altri giochi, come ad esempio Dig Dug, Pole Position e tantissimi giochi per la console casalinga dell'Atari 2006 e 7008. Adesso che sapete un po' la storia, vi raccontiamo le particolarità di questo gioco. Allora, innanzitutto, questo gioco per la prima volta in assoluto aveva la possibilità, nella schermata iniziale della demo, di poter fare una piccola partitina per vedere come funzionava il gioco. Come vedete c'è solamente la trackball. Voi siete una specie di rack, di cometa, adesso non so, non saprei come definirlo, perché è un puntino, il quale, spostandolo, vedete adesso sto giocando, era la demo, spostandolo crea un fascio di luce, il quale deve inglobare i protoni. Infatti Quantum parla proprio del mondo quantico. Quindi con il nostro fascio possiamo circondare i nuclei, scusate, non sono i protoni, sono i nuclei degli atomi. Possiamo inglobare i fotoni, che sono particelle raffigurate con il triangolo, i positroni, che sono delle X. Una volta che li avete inglobati tutti, si passa al livello successivo. Poi questi nuclei, quando sono vicini e sono dello stesso colore, emettono un fascio di luce che, quando diventa rosso, se voi vi scontrate con quel fascio di luce, morite. La cosa unica poi di questo gioco è che a fine gara, quando si firma con le tre lettere il gioco, con la trackball è possibile firmare il gioco. Quindi voi fate proprio una firma stilizzata con la trackball e vicino ci mettete gli iniziali. Cosa unica veramente. Questo è stato tutta opera della mente geniale di Betty Ryan. Quindi guardate le donne cosa ci hanno regalato per i nostri giochi. Ovviamente qui in Europa noi non l'abbiamo mai visto, quindi voi non ci avrete assolutamente giocato, però una cosa del genere, vi assicuro, anche collezionicamente parlando,
è un must have per ogni tipo di collezionista di arcade che si rispetti, soprattutto se si cerca il gioco vettoriale. Penso di avervi un po' raccontato tutto, le condizioni del mobile sono eccellenti, grafiche completamente originali, plancia originale, non c'è stato attaccato nessun adesivo, anche perché nelle side art il disegno è stampato nel legno, quindi o si mettono degli adesivi oppure si ha l'effetto originale come a questo. Lo stesso vale per la parte davanti e il control panel ha le tipiche crepe che si formano dopo una trentina d'anni sempre piegato allo stesso modo. Quindi mi resta solo che ringraziarvi dell'attenzione e invitarvi a venirlo a provare a giocare nella nostra sala giochi appena il DCPM lo potrà concedere. Grazie a tutti e buona giornata. Ciao ciao!